È già attivo. Cioè, raga, basta che ci cliccate. Però bello. Una figata. Dai. Ciao a tutti ragazzi, qui è WillyTech, ben ritrovati nel mio canale in questo nuovo video. Oggi siamo qui con un prodottino molto ma molto particolare, ossia il Pixo 64. Che cos'è il Pixo 64? Beh, è un pannello composto da pixel, appunto 64, con la quale possiamo fare varie cose, tipo mettere il counter degli iscritti di YouTube, piuttosto che mettere il counter dei follower di Instagram, piuttosto che guardare l'orologio, guardare il meteo, creare immagini personalizzate, seguire gli andamenti del mercato e tant'altro. Detto ciò, io vi invito a mettervi comodi e come sempre vi invito anche a lasciare un bel like per supportare meglio il canale, commentate, condividete ed iscrivetevi per non perdervi tutti i futuri contenuti, poiché grazie al vostro like, commentino, condivisione ed iscrizione io potrò portarvi sempre più spesso contenuti di questo tipo. Inoltre, se acquistate questo articolo dal link qui sotto nella descrizione, otterrete il 10% di sconto. Allora, andiamo a vedere come si presenta la scatola. Nel fronte vediamo già un pochettino quello che ci permette di fare, no? Cioè seguire tipo qui l'andamento dei bitcoin, o creare una schermata un po' più personalizzata. Troviamo il nome dell'articolo, cosa ci permette di fare qui sotto anche, tipo social media counter, crypto e stock tracker, music visualizer e pixel lighting decoration. Sul lato troviamo il QR code per scaricare l'app, sul retro troviamo una descrizione in breve dell'articolo con altre due immagini e per la scatola è tutto. Adesso andiamo ad aprirlo e andiamo a scoperchiarlo a sto punto, dato che si apre come un classico prodotto Apple. Dobbiamo sfilare verso l'alto e piano piano lui scenderà. Bella, bello il packaging, devo dire. Che profumino, tra l'altro. Come vedete, l'imballaggio è molto curato bene. Cioè, c'è qui la spugnetta per proteggerlo da eventuali urti durante il trasporto. Qua troviamo questo cartoncino con Pixo 64. Qui possiamo estrarre. Ok, cos'è che abbiamo? Penso cablaggi vari. Vediamo un po', esatto, abbiamo un cavo USB, USB-C, come potete ben vedere. Ed è anche tutto telato, quindi antigroviglio, direi bene. E qui troviamo effettivamente, presumo, il pannello in sé. Andiamo ad estrarre, perfetto. Anche qui spugnetta, raga, bello bello, mi piace. Il packaging è davvero ben curato. Qui c'è un mini manuale, presumo. Esatto, che ci spiega un pochettino come configurare il tutto. Noto che però a quanto pare non c'è l'alimentatore. L'alimentatore l'avrei gradito, ecco, in confezione. Questo qui a sto punto, ok, esce in questo modo qui. E qui abbiamo il Pixo, sigillino Divum, andiamo a rimuovere. Qui abbiamo il pannellino in sé. Mi aspettavo in realtà ci fosse tipo il pixel in vista, invece no, ho perso un pezzo. Come vedete, questo è il pannellino, si presenta così. Mi aspettavo di avere i pixel in vista, però in realtà non ci sono i pixel in vista. Sul retro troviamo gli incavi per eventualmente attaccarlo al muro come fosse un quadretto. Ed anche la porta USB-C, con tra l'altro qui una specie di calanatura, diciamo, dove poter far passare il nostro cavo, che è anche abbastanza lungo, vedete? Io lo metto qui, in questo modo, e lui passa senza creare spessori. Molto bello. Qualità costruttiva, devo dire, molto buona e solido come prodotto. E qui inoltre abbiamo anche delle vitine classiche per, penso, andarlo a mettere su un cavalletto. Anche qui ne troviamo una. Mi munisco un attimo di powerbank così lo accentiamo. Ho preso anche il cavalletto, eh. Attacchiamo qui l'alimentazione. Spero che vada bene l'alimentazione del powerbank. Esatto, però è a testa in giù. Spero che posso cambiare la proiezione, perché il foro, quello diciamo centrale, è solo sotto. Quindi ok. Chiede di essere collegato al wifi, no, non comprendo perché a testa in giù. Ve lo giro un attimo. Vado ad attaccare qua. Ovviamente non penso che funzioni perché è sbilanciato. Esattamente, no, non funziona. Anzi no, ve lo faccio vedere dall'alto, almeno viene più comodo per tutti. Ecco qui, in attesa della configurazione. Per cui, telefono alla mano, andiamo sull'App Store. Chiamo Divum. Esattamente questa qui, Divum Pixel Art Community. Scarichiamo. Ok, l'app si è già scaricata. Quindi andiamo ad aprirla e dobbiamo fare l'accesso, ovviamente. Consentire il Bluetooth, aggiungi il dispositivo, inizia a creare. Non ho capito, mi ha fatto un accesso automatico? Effettua l'accesso, no. Allora, vediamo di collegarlo intanto, per connettere il dispositivo effettua il login, va bene. Ecco qua, allora, aggiungere una mail aiuterà a recuperare l'account. Non lo facciamo ora, ok. Andiamo su Wi-Fi, Pixo, successivo. Ok, si sta connettendo, come vedete è cominciato a lampeggiare. C'è anche la percentuale, è bello da vedere, connesso, perfetto. Abbiamo qui, che roba è? Un cricetino? Aggiorna il firmware. Aggiorniamolo.
Aggiornamento del dispositivo in corso. Non spegnere, va bene, si sta aggiornando. Con la grafichina che prende l'aggiornamento dal software, viene caricato qui sulla nuvola e poi scende. Intanto diamo già un'occhiata all'app. Come vedete abbiamo qui diciamo delle pixel art preimpostate. Quel coniglietto, la rana che saltella. Questo qui è molto definito, lo voglio andare a provare. E quel coso del barbiere, un uovo che salta nella padella. Insomma, ne abbiamo i robettine già preimpostate. Abbiamo anche la sezione esperto. Divum! Sezione esperto, che roba è? Sono tipo quelle create dalla community. Guardate che roba carina che c'è, gattini, cose. È figata! Che figata! Pure Michael Jackson, raga. Spero, io Michael Jackson lo voglio mettere. Se ci schiaccio. Intanto qui ci sono delle robe che vanno a caso. Boh, io avevo visto Michael Jackson, ma mi ha aperto la pagina del creatore. Ecco qui, vedi? Quindi eventualmente è già attivo. Cioè, raga, basta che ci cliccate e lui si imposta. Cioè, guarda, istantaneo proprio. Cioè, non c'è bisogno neanche di scaricarle o robe del genere, che loro vanno in automatico. Cioè, veramente fantastico. Cioè, è veramente, boh, non lo so. Queste sono fatte tipo molto bene. C'è tipo il circuito qua. Potete avere un circuito. App, non ci credo. Guardate che roba. Guarda questo di app, che bello. Che figata. Toy Story. Però bello. Una figata. Dai. Ci sono anche paesaggi ricreati tipo così. Cioè, vedi, è carino. Alla fine è un quadretto animato, lo appendete al muro e ci avete un quadretto animato che fa cose e potete cambiarlo quando volete voi, tra l'altro, e mostrare il paesaggio che volete voi. Tipo, io voglio quest'oggi il cricetino che danza sul formaggio. E ho il cricetino che balla sul formaggio. Me l'appento al muro. Voglio la statua della libertà. Posso avere la statua della libertà? Ovvio che sì, posso avere la statua della libertà. Poi c'è anche la barra di ricerca, quindi io tipo vado a cercare GTA per dirvi. E vediamo un po' se mi esce qualcosa a tema GTA. E c'è! E c'è, signori, qualcosa a tema GTA. Tipo c'è il classico sfondo della schermata di caricamento di Grand Theft Auto 5. C'è questo. So anche mettere tipo il logo della Rockstar Games. Addirittura c'è una scena di GTA Online. Così a casissimo, raga, senza un motivo logico. La schermata di GTA 6! No, vabbè, fantastica! Oh shit! Here we go again. Ora, purtroppo il mio wifi fa veramente la spruzzo e non riesco a vedere tutte le robe perché si blocca, vedete? Però andiamo a vedere un attimino l'app. Allora, abbiamo qui la sezione esplora, dove abbiamo il nostro pixel che possiamo spegnere o accendere, come vedete. Abbiamo le informazioni sul dispositivo, la luminosità, l'orologio predefinito, quindi quello che compare anche quando non è collegato. C'è la modalità notturna, spegnimento pianificato, potete scegliere la temperatura, il sistema qui di mese, anno, ora. Ruota quadrante, vedi? Volendo io potrei ruotarlo, come vi dicevo. Potrei addirittura specchiarlo. C'è davvero tanta roba, davvero ma davvero tanta roba. Animazione, quindi posso creare delle animazioni. Cioè, raga, posso andarmi a disegnare io, vedete, vedo lì. E poi andare a creare tipo un frame successivo, che potrebbe essere questo, per dirvi, vabbè, non ha senso, nel mio caso, sto disegnando cose a caso. Però posso creare effettivamente delle animazioni, caricare forse delle immagini, no, nuova tela, modalità in animazione. Voglio vedere se riesco a caricare tipo delle mie foto. Più, facciamo un esempio che io voglia rendere questo gatto una pixel art. Che faccio? Vediamo, lo seleziono. Faccio V. Ah, ecco qua, copia livello dovevo fare. Il gatto è diventata una pixel art. Quindi io posso trasformare letteralmente qualsiasi foto in pixel art. Posso addirittura pubblicarla, cosa che non voglio. Possiamo connetterlo ad Apple Music. Ma io non ce l'ho Apple Music. Cos'è? Focus FM. Ah, è... Perché ho le radio, raga? Non capisco il significato di avere delle radio, però va bene. E in base a quanto parlo, vedete, fa le onde. Poi abbiamo questo. Abbiamo questo qui che va a rappresentare la borsa, come vedete. Con l'orario, cioè fantastico. Quello con le cripto, si collega, va a prendere il valore attuale del Bitcoin. Pure abbiamo anche roba così, col meteo, un attimino più carina. Un orologio meteo che cambia in base all'orario. Bello. Pure l'andamento delle partite abbiamo. La Formula 1, guardate che roba. Il counter delle kill, tipo di Fortnite. Ma che roba è? Questa è una roba che va collegata. YouTube account.
Qui posso andare a personalizzarlo tutto. Display time. Posso cercare il canale, ovviamente, e mettere qui il mio. Faccio cerca, lo clicco, ok. Adesso dovrebbe darmi il numero dei miei iscritti. Tecnicamente, se faccio via, provo. Carica, mi dà il contatore delle views e il numero di iscritti. Poi cos'è che abbiamo qua? Vabbè, qua abbiamo la possibilità di cercare quello che ci pare. Insomma, delle pixel art create dai vari utenti. Credo che comunque la community sia davvero un punto fondamentale di questo oggettino qua. Qua abbiamo il nostro profilo dove possiamo andare a caricare roba, ciò che disegniamo noi, possiamo mettere tra i preferiti varie robe, insomma. Segna punti, no vabbè, bellissimo, tipo state facendo una partita a ping pong, vedi, segnate più, sì, così. Cioè, vi tenete punti, cioè che figata, raga. Altro cos'è? I decibel, ti segna i decibel. Tra l'altro, qualora voi vogliate metterlo in piedi magari direttamente su un tavolo, mi sono accorto solamente adesso che c'è praticamente questa specie di bastoncino che esce, ecco, che non capivo bene cosa fosse. Bene, in buona sostanza è una sorta di piedino, asticella, chiamatela come volete, che va incastrata esattamente qui nel buco più grosso. Una volta fissata farà tipo effetto cornicetta, poiché il nostro Divum si reggerà in piedi da solo. Fantastico. E sempre altra cosa della quale me ne sono accorto esattamente adesso: qui sul lato, come potete ben vedere, abbiamo il tastino per spegnerlo rapidamente, come vedete, e abbiamo anche il tastino per la luminosità. È sicuramente figo da avere, ripeto, appeso al muro. Secondo me ha un grande senso, che potete farci appunto di tutto, no? Potete visualizzare il meteo, potete visualizzare l'orario, potete visualizzare anche andamenti vari, appunto, come vi dicevo. Qui la roba della Formula 1 che adesso non riesco a sincronizzare, non ci sono gare attualmente, piuttosto che magari seguire l'andamento di una partita. Adesso mi sono sincronizzato sul 2023. E raga, di roba oggettivamente se ne può fare. Ripeto, a mio avviso il più grande punto di forza è proprio questo qui. La community che crea varie cose che voi potete andare a scegliere e che potete andare a inserire in modo tale da avere appunto un quadro dinamico, oltre che magari ai classici counter. Detto ciò, signori, io direi che per questo video possa essere tutto. Oggi vi ho mostrato il Divum Pixo 64. Davvero, ma davvero molto figo. Forse un po' caruccio, però è comunque un prodotto di qualità. È molto solido, è versatile, perché lo potete attaccare appunto sia sul cavalletto, che potete mettere una marea di roba. Poi tra l'altro tutti i server della community sono aperti, è completamente gratuiti, per cui fantastico. Quindi io come sempre invito a farmi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Fatemi sapere se conoscevate questo oggettino e soprattutto se vi interessa. Io come sempre vi invito a lasciare un bel like per supportare meglio il canale, commentate, condividete, iscrivetevi per non perdere tutti i futuri contenuti. Se avete voglia, seguitemi su Instagram e TikTok e noi ci rivediamo con un prossimo video. Woo!